Wahekuj, benvenuti in questo nuovo video e ben ritrovati dal vostro Andrei91. Oggi siamo tornati su Snack World. Sono già nel menu delle missioni, quali missioni scegliere, e direi insomma che oggi è giunto il momento di liberare il caccalamaro. Avrei altre due richieste addirittura. Ho fatto alcune missioni, ne avrei altre due, ma no, andrei a fare il caccalamaro oggi. Continuiamo la storia. Livello missione 8, io sono al livello 7, quindi non c'è alcun problema. Ho un altro snack come compagno, si chiamano snack i compagni, appunto, però devo ancora selezionarlo. Intanto mi sono lasciato lei, o lui, qualunque cosa sia. A quanto pare dobbiamo andare in missione con Chap, perché il re ha deciso così, se vi ricordate nello scorso episodio l'abbiamo visto. E allora, inoltre ho potenziato le armi, ho potenziato il vestiario. Vediamo un po', lui ci vuole lascia il Bino Scorpio. Ok, e per il Gran Mamba una sciabolata, una sciata. Cosa ci dai? Nulla, bravo, mi piaci tu. Vediamo un po', qua c'è un altro nemico. Mi piace guardare la minimappa perché ti dà utili consigli. Anche se non sembra, perché non è che te li dà direttamente, però ti dice, ehi, qua c'è un nemico, stai attento. Eh sì, a quanto pare questi nemici sono molto deboli. Ecco il pugnale all'ascia. Ci sono molti nemici deboli all'ascia. Strano, non dovrebbero essere così. Scusami. Oh, ma come ti permetti? Lui, anche lui sembra che sia debole al pugnale, perché non mi dice di cambiare arma. Oppure perché è un nemico nuovo che non ho mai incontrato, forse. Non ho ben chiara questa cosa in mente. Ok, lascia. Chi è? Ah, lui, caccolo. Beh, certo. Stiamo racimolando un bel po' di cose, eh. Chi è? Wow, cambia arma, cambia arma. Vai. Furia di... non ce l'ho attivata. Perché? Che cosa è successo lì? Perché non ho la special attivata? Che succede qui? Che succede? Bugo! Dai! Faccio un po' di memini anch'io, anche se lo trovo odioso questo meme. Capito come sto messo? C'è qualcosa... Ah, lei! Che cos'è? Una sirena? Cosa? Dato che lei appunto forse era quella che, a cui serviva aiuto, non lo so ragazzi, non mi dice nulla. E allora abbiamo fatto già? Ho combattuto contro degli energumeni e... Però forse questa è solo la prima parte della... No, abbiamo fatto. Perché? Così facile? Bene, ottimo. Abbiamo il mega premio, perfetto, una carta di... Di Melonia, che possiamo cambiare con altre cose. Avanzo di cuoio, bene, bene. Questi servono per fare, per potenziare l'armamento. Eccole qua. Ok, spero che tu abbia imparato la lezione, eh. Non comportarti mai più così. Ok, va bene, smetterò di inseguire così tanto le gonnelle. Beh dai. Ha un pesce. Ha un pesce, piacciono le pesci. Pesci femmina, non so come dire pesce femminile. Esiste pesce femminile? No, è unisex. Bene, molto meglio. Allora abbiamo saputo che il caccalamaro vive da queste parti. Allora virgola, vabbè. Il caccalamaro? Non credo proprio. Ma i cespugli che ballano. L'onnipotente caccalamaro non abita più nel deserto. Cosa non si trova qui? E comunque, che cosa ci faceva qui un calamaro gigante? Insomma, siamo nel deserto, no? Ah, una lunga storia. Una lunga, lunghissima storia. Taglia corto. No, no, no. Ma pesci in faccia te lo devi il pesci in faccia a te. Diamoci una mossa però, per favore. L'onnipotente. Sì, l'onnipotente caccalamaro viveva un tempo con i suoi amici in un oceano molto lontano. Le acque però si inquinarono a causa di una fabbrica costruita in un'isola lì vicino. Una dopo l'altra, le creature marine... Beh,
È stata colpa dell'Aceto Industries. Loro hanno costruito le fabbriche. È stata tutta colpa loro. Aceto Industries. L'oceano scoppiava di salute fino a quando non arrivarono loro. Poi all'improvviso divenne un mare di morte. L'Onnipotente, costretto a fuggire da casa sua, venne a vivere qui. E noi l'abbiamo seguito. Ma quel laghetto è acqua dolce, non è acqua salata. Ancora aceto. Ma è andato alla ricerca di acque pure nella grotta marinara. Abbiamo provato a fermarlo. Gli abbiamo detto che quel territorio apparteneva a un altro gruppo. Ma non c'era Toretta. Il mare gli manca così Oh sì. tanto. Una grotta marinara, eh? Ricevuto. Dobbiamo mettere le mani su quella crema idratante estrema cacca del numero 5. La numero 5, anche a me ne serve una. Insomma, un po', vengo anch'io. Non saremo noi a fermarti. Tuttavia, la grotta marinara è dall'altra parte dell'oceano. Non è un luogo che solitamente gli umani riescono a raggiungere. Oh. Ok, torniamo in città e vediamo di ottenere qualche informazione che possa esserci d'aiuto. E c'è solo un posto in cui trovare informazioni utili. Al bar Retta! È lì che si ritrovano gli esploratori di dungeon. Andiamo, Link! Barretta. Bar. Ok, perché sapete, no? Bar significa anche barretta. È un caffè, non è un bar. È diverso il bar e il caffè, dai! Che cosa faccio? Fermati. La visuale mi si cambia con un attimo. Ah, così non va, non è possibile! Oh, ciao, Maionè! Sì. Oh, sei tu, Chap! Scusa, non mi va di parlare ora. Chissà cos'è successo. È successo qualcosa? Ehi, ho appena detto che non mi va di parlare. Mi hai sentita, no? Ah, ok, te lo dirò, se proprio devo. Tempo fa ho scoperto una strana tenda ai confini della città. Pensavo che fosse un negozio, quindi sono entrata. All'interno c'era una vecchietta che diceva di potermi predire il futuro, e così ho detto: perché no? Mi ha detto che non ho mai fortuna perché mi arrabbio in continuazione. Ci credi? E anche che in amore sono sfortunatissima. Insomma, si è inventata tutto, vero? Comunque poteva almeno inventarsi qualcosa di buono. Ah, sono così arrabbiata ora. Wow, non sembra male. Che cosa intendi di preciso? Che ne dici, Link? Vuoi andare a dare un'occhiata? Potrebbe dirci come raggiungere la grotta marinara? Io a dire il vero, ci sarei già andato. Per sbaglio. Quanto è incavolata, devo scendere qui, ecco. Già non mi ricordavo più. Boh, entriamo, vediamo sta vecchietta che ci dice. Salva! E là, vecchia signora! Mamma mia, quanto è maleducato! Puoi predirci il futuro, per favore? Benvenuto nella mia tenda, in mercato mistico! Sono ostrica! Ostregheta! Non aver paura! La lampada dorata ti guiderà verso la tua destinazione! Dovrai cercarla prima di ogni altra cosa! La lampada. Ma perché? Cariata, sì, cariata. Sì, cercala! La burrata? E scoprirai. No, no, ho detto la lampada dorata! Ah, ok, non ho capito molto bene, ma. In pratica dobbiamo cercare una lampada dorata, giusto? Comunque, perché rideva in quel modo? Oh, un attimo, e per quanto riguarda la mia compatibilità con la principessa. Ah, signora strega, mi sta ascoltando? Si è Impossibile. addormentata! Eh già. Oh no, stiamo perdendo tempo prezioso. La pelle della principessa sta diventando sempre più secca e se andasse a sciacquare la faccia. Oh sì. Dobbiamo sbrigarci. Forza, andiamo a trovare quella lampada. Dove? Oh, strega, c'ho una bambina che piange. Vediamo un po' cosa c'ha. Pepe, e sale? Ha perso sale, ha perso. Ehi, che succede? È ancora quel ladro, Cacio. Ha rubato la lampada dorata. Un momento, cosa? La lampada dorata? Deve essere la lampada di cui parlava l'indovina, no? L'abbiamo già trovata? Beh, sì. Wow, che fortuna, sembra che questo gioco sia del tutto lineare. Intendo. Ops. Ehi, da che parte è andato? Beh, ha attraversato le porte della città e si è diretto verso il lato sud delle vallate vellutate, capito? Il lato sud delle vallate vellutate. Forza, andiamo, Link! È uno scioglilingua! Lato sud delle vallate vellutate. Ci ha preso in giro! Ci ha preso in giro la furfante! Maledetta! Recupera la lampada dorata, vai!
Andiamo in missione. Non mi fido di quella ragazzina. Se l'è risa. Se l'è ridu. Se l'è risa. Sì, perché stava ridendo, sì. Sì. Italiano, sì. Maledetta. È notte? È la noce scabrosa. Roba ai tempi di delle scuole superiori, non ci fate caso. Allora, ai Lorenz. Ma qui ci qui, eh. Ma sono tutti e tre uguali. Ok, Cacio, non puoi più scappare. Preparati ad essere affettato. Buono il Cacio affettato. Impossibile. Cosa? Ce ne sono tre. Devono essere omozigoti. Davvero? Gemelli? Wow, non ho mai visto tre gemelli uguali prima d'ora. Io sì. Ehi, è stato uno sciame di capistrelli. Accidenti, sembravano davvero Cacio. Oh, è ora di scappare. Guarda laggiù, non così in fretta, Cacio. Impossibile. Quasi. No, doppia, è andato, sì sì. Quanto forte, scusami. Cioè, c'è bisogno? Ma c'è bisogno che sia così forte? Ma sì, vabbè, però. Ragazzi, devo curarmi per forza. Accidenti, è lui. Addio la giara, ho finito la giara. Mannaggia a te. Oh, attenzione! Grande danno con la lancia. Sì, perché sono praticamente i mostri come se fossero mostri normali, però trasformati in Cacio. Sì, sei morto, bravo. Vai ora, vai. Ovviamente quello vero sarà l'ultimo che andremo a cercare. È andato, bene. Qui c'è qualcosa, fammi vedere. No, ok. Opla! Mamma mia, con un attacco solo. Siamo una squadra fortissimi. Vabbè, sono piuttosto deboli, è normale che lo siano. Devono esserlo, se no il gioco era sbagliato del tutto. Ah, mi fa cambiare arma? Ah! Si vede che abbiamo trovato il vero Cacio allora. Mio Dio. Sì, però! Attaccate pure voi, aumento di livello. Grazie, mi hai quasi ucciso. Ho aumentato di livello, non lo so. Vai. Cos'è? Eccolo qua. Dov'è? Ah, eccolo qui, sì. Sta qui, tranquillo. No, cambiarla. Ma non gli ha fatto nulla. Ma che, ma dai. Ma no, ma perché non gli ha fatto nulla? Sì, caricati però. Ma perché è così forte? Vai, fallo fuori, vai. Oh. Ma perché è così forte, i nemici? Cioè, devo passare le ore a grindare solo perché sono così forti? Ma dove sta scritto? Ma non va bene, ragazzi. Cioè, livello 8, ma ci ha fatto un coso tanto così, eh? Boh. A livello missione 10, sì, ma per due livelli sopra, cioè... Due, tre livelli non è così... Non va bene, eh? Però la missione si vede che era difficile, perché ci hanno comunque dato due scrigni d'argento. Quindi si vede che era da... difficile. Benissimo, abbiamo ritrovato la lampada dorata. Visto? Rubare non paga, amico. Rubare? Quella lampada è mia! Grazie, Chap. Ehi, aspetta, ridammela, è mia! Oh, cavolo. Consegnacela, ti abbiamo preso, ok? Cosa? Perché consegnacela? Accettala e basta. Che cosa sta succedendo? Che succede? Non la voglio più. Nemmeno io. Beh, ciao. Impossibile. Chi sono quei tizi strani? E uno, due, uno, due, tre, quattro. Vai con ritmo. Muoviti così,
baby. Dai, balliamo. Muoviti così, muoviti così. C'è niente. Che bello. Geniaci! È più divertente il nome che quello che hanno fatto! Oh mio Dio, geniaci! Che bello! Geniaci! Ah! Questo cos'è, limone? Oh no, troppa scelta! Guarda questi due gustosi bocconcini! Genio, ah, questo ha le carote! Come si fa a decidere quale divorare per primo? Oh, che cattivi, non potete mangiarli, bestiacce! E questo è arancio. Oh, guardali, li abbiamo folgorati. E voi chi siete? Sì, perché sai com'è cannibalismo. Cioè, cannibalismo fino a un certo punto. Anche se tra cibi... Sì, dovrebbe essere cannibalismo. Cibalismo? Siamo i canterini, ballerini, emozionanti, miracolosi, bellissimi, favolosi, geniace! Possiamo far avverare i tuoi sogni, tesoro. I tuoi desideri sono in ordine per noi. Cioè, sembrano un gruppo gay, ma in realtà... Tipo Ojama? Andate a cercare che significa Ojama, non nelle carte di Yu-Gi-Oh! Davvero? Potete far avverare i desideri e roba del genere? È fantastico! Posso chiedere qualsiasi cosa? Tutto quello che vuoi, pasticcino! Sei una bestia! Oh, sei una bestia! Molto bene, vediamo che cosa sapete fare. Usate la magia per far apparire qualche biscottino croccante. Ogni tuo desiderio in ordine, tesorino. Mua! Mamma mia. I geni ci hanno fatto comparire dal nulla biscottini croccanti con la magia. Sono dei gin. Bene, ora ci credete? Assurdo, è vero! Un attimo, non è finita, vero? Non era il mio unico desiderio, giusto? Non preoccuparti, tesoro, ognuno di noi te ne garantirà uno, tre belloni, tre desideri, è così che funziona. Ma dai, è davvero incredibile! Ne hai già usato uno, te ne restano due. Era una prova, vero? Ora che ne pensate di questo? Noi riusciamo a raggiungere la grotta marinara, quindi se poteste aiutarci a... No, un attimo, perché non chiediamo direttamente la crema e non la facciamo finita? Sì, create un po' della crema speciale del caccalamaro. La crema speciale del caccalamaro è marrone, scommettiamo? Arrivo! Ogni tuo desiderio in ordine, tortino mio! Mua! Nera. Ah, perché calamaro fa misteriosa porcheria nera. Che? Ehi, che cos'è questa roba nera? Che cos'è? Oh tesoro, è crema di nero di seppia, ovviamente. Ci si può fare un buon sughetto per la pasta? Che idea, sarebbe davvero gustosa. Un attimo, no! Potete portarci subito alla grotta marinara? Oh, sì. Ma certo, ogni tuo desiderio è in ordine, tesoro. Volete partire subito? No, dobbiamo preparare un po' di cose prima. Giusto? Va bene, allora compariremo quando partirete per la missione. Vi immortalerò un secondo, ragazzi, va bene? Sì, ce li facciamo quindi come amici. Certo, e anche tu sentiti libero di puntare e immortalarci, va bene tesoro? Ammic ammic. Sicuramente. Oh, smetti la bestiaccia, non ho detto che volevo farmi fare un servizio fotografico. Se... Ma chi ha parlato di servizio se? Ma basta! Allora è vero che ha ammiccato! Io sono esterrefatto. Hai ottenuto i geni come snack. Fanno parte degli snack tascabili. Wow. Ok tesorini, au revoir. Geniale e favoloso. Mi sento violato. No, se possono far avverare qualsiasi desiderio. Avrei dovuto chiedere a loro di farmi comparire nella maschera bagno insieme alla principessa Melonia. Perché non ci ho pensato prima? Eh sì, però è furbo Chap, perché ha detto che voleva comparire nella maschera a bagno. Non che voleva innamorarsi di Melonia, di far innamorare Melonia. Oh, strano, eh? Insomma, è andata proprio come ci aveva detto quella vecchia indovina, ostrega. Ostregheta. L'hanno fatto apposta, è ovvio.
Il fato mi ha condotto nel posto giusto, vedo. Ma come fa a sapere ad avere il nostro numero più che altro? E ora, Chap, troverai qualcosa nella tua tasca. Licenza canalizzazione. Oh sì. È una licenza, ma come ci è arrivata qui? Tornerai. Arrivederci. Scomparsa. Impossibile. Ma chi è esattamente? E come fa a conoscere il mio nome? Avrei la targhetta con scritto mi chiamo Chap. Beh, in fondo mi ha donato una licenza. Forse dovremmo andare a trovarla di nuovo. Prima o poi. Licenza. Ci vuole la licenza marinara per andare nel dungeon. Va bene, Cuggi, il video termina qui. Prossimo episodio andremo, ovviamente, finalmente, a prendere Caccalamaro, che dovremmo sicuramente affrontarlo, ovvio. Come sempre io vi ringrazio per aver seguito questo episodio, vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti e foto a tema nerd. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!